Amici videogiocatori e spazio gamers, il Resident Evil Showcase delle scorse ore ha svelato qualche piccola novità sulle prossime e non prossima demo in arrivo per Resident Evil Village. Tuttavia, questo accavallarsi di date, piattaforme e contenuti diversi ha creato un po' di confusione, quindi cerchiamo di fare un po' il punto su quando e cosa potremmo giocare le nuove demo di Resident Evil Village. Dopo che nelle scorse settimane era stata pubblicata, vi ricordiamo, per gli utenti PlayStation 5 la demo Maiden, adesso avremo modo di giocare una nuova demo maggiore, molto più vicina a come sarà il gioco vero e proprio, anziché essere, come era stato detto per la precedente, una sorta di riassunto delle atmosfere che avremo all'interno del gioco. Questa nuova demo, che sarà disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X, Steam e Google Stadia, sarà lanciata dalle ore 2 del 2 maggio e sarà disponibile fino alle ore 2 del 3 maggio. Avrete quindi 24 ore per giocare questa demo. Attenzione però, perché c'è anche un'altra limitazione. Questa demo infatti sarà giocabile per un totale di 60 minuti. Potrete decidere se spendere questi 60 minuti esplorando esclusivamente il villaggio, se spenderli esplorando esclusivamente il castello di Lady Dimitrescu o se cercare di passarli un po' di qua e un po' di là da entrambe le parti. Gli sviluppatori hanno detto che sarà possibile scegliere liberamente e a quanto pare probabilmente ci sarà proprio un'opzione all'inizio della demo che vi permetterà di scegliere una o l'altra ambientazione o entrambe e che poi potrete gironzolare liberamente per 60 minuti fino a quando poi la demo non si interromperà. Tuttavia c'è di più, perché i giocatori su PlayStation 4 e su PlayStation 5 potranno avere molto prima il loro assaggio da questa nuova demo di Resident Evil Village. È stato infatti annunciato che ci saranno degli accessi anticipati, per così dire, tra virgolette, ai contenuti dimostrativi, che su PlayStation 4 e PlayStation 5 potrete giocare a partire dal 18 aprile alle ore 19 fino al 19 aprile alle ore 3. In questo caso giocherete la demo Village per 30 minuti. Questo significa insomma che dalle 19 del 18 aprile potrete giocare per 30 minuti nello scenario del villaggio di Resident Evil Village. Non è tutto, perché seguirà poi anche un'ulteriore demo, sempre per utenti PlayStation 4 e PlayStation 5, che sarà questa volta ambientata nel castello, quindi l'altro scenario principale della demo maggiore, che arriverà invece a maggio. La demo ambientata nel castello sarà disponibile dal 25 aprile alle ore 19 e si potrà giocare fino al 26 aprile alle ore 3. Anche in questo caso, una volta avviata, avrete 30 minuti per giocare prima che la demo si esaurisca. Riassumendo quindi, a partire dalle 19 del 18 aprile i giocatori su PlayStation 4 e PlayStation 5 potranno giocare per 30 minuti la demo ambientata nel villaggio, a partire dal 25 aprile alle ore 19 i giocatori su PlayStation 4 e PlayStation 5 potranno giocare per 30 minuti la demo ambientata nel castello, a partire dal 2 maggio alle ore 2 del mattino i giocatori su PS4, PS5, Xbox One, Series X, Series S, Steam e Stadia potranno provare la demo, dove potrete girare per il villaggio, per il castello a scelta o in entrambi, per un massimo di 60 minuti. Da lì in poi saremo talmente vicini al lancio del 7 maggio che smetteremo tutti di interrogarci sulle demo. Spero che questo video vi abbia aiutato un po' a orientarvi all'interno delle diverse date per le demo che arriveranno per Resident Evil Village. Vi ringrazio per averlo visto fino a qui, io sono Stefania e vi do appuntamento presto per un nuovo video sul canale di Spazio Games.